Grazie, grazie al Presidente, alla Presidente Gioia Ghezzi, grazie per questa introduzione, grazie a Renato Mazzoncini per avermi permesso di parlare prima di lui, è stata una bella impresa, ma Renato ha una presentazione molto interessante, non possiamo però, già ormai siete bravissimi, non fate aspettare più i cittadini, a maggior ragione non posso far aspettare il Quirinale dove tra qualche minuto ci sarà una importante cerimonia, quindi il mio non è un commento al piano, anche se sono preparato, perché voi non ci crederete, ma Mazzoncini tutte le volte che viene a Palazzo Chigi mi interroga sullo stato dell'arte, mi fa l'elenco, verifichiamo il punto della situazione, ma sono molto molto felice di assistere almeno parzialmente a questo appuntamento e vi auguro di poter raccontare molto bene, fuori da qui, che cos'è il grande progetto che Ferrovie sta lanciando al Paese e direi fuori dal Paese. Con questo mi allaccio al dare il bentornato in Italia al signor Ministro delle Infrastrutture che pur di essere presente oggi ha addirittura lasciato il suo amato Vietnam. Sapete che nel nostro governo il Ministro Del Rio rappresenta l'anima, diciamo, socialista proletaria, soprattutto proletaria nel senso tecnico, avendo un numero significativo di prole, però al di là delle battute abbiamo discusso a lungo con Graziano anche dal Vietnam, mi mandava i messaggini, rispetto alle possibilità e direi anche, me lo permetterete, alle necessità di internazionalizzazione che le nostre aziende possono avere e svolgere e che può svolgere segnatamente Ferrovie dello Stato, magari anche attraverso una partnership più stretta con ANAS. Saluto qua Gianni Armani, l'amministratore delegato di ANAS. Perché? Perché nel mondo il capitolo delle infrastrutture, dell'ingegneria, vede alcune realtà italiane con straordinaria forza, con straordinario successo, alcune realtà private italiane ottenere dei grandissimi risultati, penso che ci sia uno spazio sempre maggiore per noi come, anche come aziende che fanno riferimento nel capitale alla presenza dello Stato. Già qualcosa sta avvenendo, l'ultimo, credo, vado a memoria, penso che sia l'investimento rilevante fatto in Grecia, rilevante devo dire più dal punto di vista della strategia che non dal punto di vista dell'esborso finanziario, ma che dimostra una volta di più come l'obiettivo strategico del nostro Paese sia quello di avere nell'area che guarda all'immediato oriente nostro una serie di presidi di grande rilievo. Sono sicuramente presidi importanti per la strategia aziendale, perché qui si parla di business, ma sono anche luoghi particolarmente significativi dal punto di vista politico e culturale. Dunque un nostro investimento in quelle aree è vieppiù rilevante e significativo. Dal mio punto di vista, dunque, non potendo commentare il piano né potendo fare spoiler, anche perché la breve introduzione di Renato Mazzoncini durerà comunque meno di un'ora, ma sarà corposa, e quindi posso limitarmi a fare tre considerazioni super rapide. La prima, gli investimenti. Noi abbiamo avuto un periodo in Italia in cui si è pensato che assecondare gli obiettivi di austerity legati alle scelte politiche europee comportasse una riduzione degli investimenti. È stato, ahimè, un tragico errore di cui paghiamo le conseguenze in questa fase. Tragico errore che non voglio addossare necessariamente soltanto a, virgolette, quelli di prima. Io facevo il sindaco, Graziano faceva il sindaco, altri di noi avevano esperienze anche locali. Messi di fronte al bivio di dover stringere e tirare da una parte o dall'altra la coperta, veniva naturale cercare di mantenere in piedi i servizi per gli asili nido e magari rimandare di qualche anno gli investimenti nei marciapiedi. Ma è stato un errore. È stato un errore non la nostra scelta, è stato un errore il fatto di aver investito sull'austerity. Vi do un numero perché sia chiaro. Nel biennio peggiore, il 2012-2013, i denari sugli investimenti pubblici in Italia sono stati sostanzialmente dimezzati, da 40 miliardi l'anno a 20 miliardi l'anno. È evidente che poi, a fronte di una diminuzione di oltre 1,3% di PIL sugli investimenti, vi sia un corrispondente calo nella crescita economica del Paese. Non importa essere keynesiani. Basta avere una calcolatrice per capire che se tagli
sul profilo degli investimenti così tanto, la prima conseguenza è quella di mettere in ginocchio un settore, specificatamente l'edilizia, che pure già soffriva per l'edilizia privata. Dei 927.000 posti di lavoro persi, più di 500.000 sono stati persi nel settore dell'edilizia e dell'indotto, e contemporaneamente non dare un segnale di crescita al Paese. Sarà anche un caso, ma il 2012 vede il PIL cadere del meno 2,3% e il PIL del 2013 dell'1,9%, credo sia stato rivalutato all'1,7% o qualcosa del genere. Dunque noi abbiamo in quel biennio un crollo degli investimenti e un PIL che va al meno 2%. Cosa abbiamo fatto come prima scelta, prima ancora che potessimo lavorare con una visione strategica di insieme? Intanto cercare di tornare a investire sulle infrastrutture. Ecco i 18 miliardi che, anche mentre camminavo e salivo su Graziano, mi ha detto: ricordati di dire che abbiamo sbloccato 18 miliardi di euro, come giusto e sacrosanto che si dica, ed ecco perché abbiamo cercato di liberare il più possibile risorse per gli investimenti, a cominciare dalla scuola, a cominciare dagli interventi dell'avanzo amministrazione dei comuni. Ve lo dico non per annoiarvi, ma ve lo dico perché questo tema delle infrastrutture è il tema a cui la Commissione europea ha cercato di dare una risposta con il piano Juncker. Risposta parziale, positiva ma parziale, e su cui si giocherà la credibilità delle proposte che verranno nel 2017 nel grande evento sul rilancio dell'Unione Europea. Sì, perché noi non siamo quelli che si lamentano soltanto. Io credo che quando la politica è soltanto insulto dell'avversario e offesa, perde credibilità. Se tu fai politica soltanto per parlare male dell'altro, non fai politica, non cambi le cose. Puoi cambiare il tuo stato d'animo, ti puoi sfogare, ma non cambi la realtà del tuo paese. Allo stesso modo noi abbiamo il dovere in Europa di presentare delle proposte. Ecco perché da qui al marzo del 2017 ci saranno tre gruppi di lavoro italiani per presentare tre proposte italiane. Una di queste è proprio sul tema della crescita e segnatamente su come le infrastrutture possono rilanciare la crescita. Dunque, cara Gioia, caro Renato, il vostro importante progetto decennale sul futuro di Ferrovia intanto si inserisce in un quadro in cui l'Italia cerca di avere la forza per dire all'Europa che bisogna cambiare direzione e puntare sugli investimenti e puntare sulle infrastrutture. Questa è la prima chiave di lettura della stagione che stiamo vivendo. Ve ne è una seconda. Noi abbiamo bisogno di una strategia sul trasporto. E questa strategia sul trasporto, purtroppo, non ci permette di fare dei sogni nuovi. Noi di mestiere facciamo i sogni degli altri e cerchiamo di realizzarli. Perché dico questo? Perché è inutile stare a discutere se la variante di Valico era giusta o no. Vedo il mio amico vice ministro Riccardo Nencini, che peraltro viene da quelle zone. Quanti di noi hanno discusso della Barberino incisa da fare anziché la terza corsia sulla Firenze, o di fare in modo diverso un investimento sulla variante di Valico? Noi siamo arrivati e abbiamo dovuto fare la variante di Valico, adesso c'è, abbiamo dovuto sbloccare gli ultimi cantieri e adesso c'è, o la Quadrilatero, o il terzo Valico per tornare in settori più vicini a voi, o la Torino-Lione, o il tunnel del Brennero, o la Salerno-Reggio Calabria, qui torniamo su gomma, o il collegamento di cui abbiamo parlato ieri ed è stata una grande notizia, ma che non è altro che quello che abbiamo sempre detto, e cioè che una volta che fai la banda larga, una volta che fai la Salerno-Reggio Calabria e una volta che rimetti a posto i viadotti in Sicilia, è naturale che ti poni il problema di come fare, per l'alta velocità e per le macchine, anche il collegamento a Napoli-Palermo e quindi il ponte sullo stretto. Ma questo pacchetto di proposte non è il nostro pacchetto di proposte, è l'arretrato che ci siamo trovati a dover gestire e che dobbiamo realizzare. Punto. Realizzare questo pacchetto di proposte, però, significa semplicemente mettersi in pari con i sogni di quelli di prima. È dunque fondamentale, su questo la parte della relazione di Mazzoncini sarà tra le più interessanti, anche le altre sono interessanti, ma diciamo questa parte in particolar modo, su come questa azienda FS, che è azienda leader, saprà digitalizzarsi, dove la digitalizzazione non è il biglietto elettronico che già si compra, ma è il modello di business che cambia alla luce del fatto che se le strade sono quelle che vanno, strade e ferrovie sono quelle che vanno fatte perché sono quelle,
il modo con il quale concepisci il business deve avere un salto di qualità. Ed è una delle parti che credo seguirete con maggiore attenzione. Poi naturalmente ci sono gli interventi singoli. Per esempio c'è l'intervento su Brescia. Tra l'altro l'inaugurazione, ora dico una cosa che farà arrabbiare, farà sorridere sia Graziano che Renato che Gioia. Voi sapete che il 12 dicembre cambiano gli orari, no? O l'11 dicembre, chiedo scusa, l'11 dicembre cambiano gli orari. E che quindi Brescia sarà pronta per prima dell'11 dicembre. Quindi stamattina mi fanno, quando si inaugura Brescia? E pensano dentro di loro, ora lui ci chiederà di inaugurarla il 3, casualmente il giorno prima del 4, da bravo politico vecchio stile. Vediamo se riusciamo a convincere a inaugurare il 26 novembre, vi frego. Brescia la inauguriamo il 10 dicembre, dopo il referendum. Lasciamo stare le polemiche sul referendum, evitiamo che sia l'ennesima manifestazione show. Noi Brescia la inaugureremo il 10 dicembre, il giorno prima del nuovo orario, e sarà una grande occasione di festa perché, anche se c'è un evidente conflitto di interesse, avendo l'amministratore delegato di lì proveniente e avendo il ministro Reggiano, a cui talvolta i treni passano, qui è colpa di Moretti, e non fermano a Firenze, cosa gravissima, cioè che ci siano dei treni a alta velocità che fanno Milano, Reggio Emilia, Bologna e saltano a Firenze, è un direi quasi una provocazione intellettuale, però per dire, noi continueremo a lavorare sulle singole iniziative, sui singoli interventi, ma questi interventi li facciamo con la consueta tenuta istituzionale. Dunque la data da segnare in agenda, il save the date, è il 10 dicembre, quando a Brescia potremo dare il via libera a un importante intervento che va peraltro a proseguire nella logica di andare da Milano a Venezia. È un tassellino, si fa per dire, è un tassellone significativo e rilevante. Infine, terzo, quindi ho detto delle infrastrutture su scala europea, ho detto dell'importanza di continuare noi a fare le cose che dobbiamo fare, ma Ferrovie deve cambiare, deve pensarsi in un modello di business diverso, deve essere capace di innovare e quindi di creare posti di lavoro. Vedrete delle cifre interessanti. Vi è un terzo e conclusivo elemento sul quale chiudo. E riguarda l'Italia. È molto facile fare l'elenco delle cose che non vanno. Ce ne sono tante. Da questa parte del tavolo, da questa parte del podio, da questa parte del palazzo, se ne vedono più di quelle che si immaginava che potessero esserci. È impressionante. È impressionante vedere quante cose possono e debbono essere cambiate. Ma in queste settimane trovo un dibattito abbastanza surreale nel nostro paese, in cui si pensa che la forma più alta di servizio al paese sia continuare a elencare i problemi senza cambiarli, sia continuare a dire costantemente no a tutto e poi dire beh, però le cose non cambiano. Ecco perché, a mio giudizio, a mio sommesso avviso, è fondamentale che vi sia questo sguardo decennale sul paese, che poi vuol dire su Ferrovie, anche su Ferrovie. Perché se noi continuiamo a non avere il gusto della progettazione di lungo periodo, noi perdiamo la forza e la credibilità come paese di guardare al domani. Lo so, è più facile mettersi il broncio, indossare il broncio di ordinanza e fare l'elenco di tutte le cose che non cambieranno mai. È più difficile, in un mondo che cambia a questa velocità così straordinaria, provare a mettersi in gioco. Io non so quali saranno le tecnologie dei prossimi 10 anni. 10 anni fa hanno inventato l'iPhone e in 10 anni l'iPhone ha rivoluzionato dal modo di comunicare al modo di fare foto. Ormai i ragazzini non usano il telefono così. Usiamo il telefono così, e anche noi. Ormai le foto non si vedono più come prima attraverso meccanismi vari, ma si vedono semplicemente con il dito che si sposta. Perché? Perché siamo in un pieno di una rivoluzione incredibile, impressionante. Di fronte a questa rivoluzione, io credo che sia importante muoversi verso il futuro, muoversi avanti, non perché serve a un'azienda, ma perché è l'unico modo per dimostrare al paese che noi non abbiamo soltanto un glorioso passato da commemorare. Abbiamo un futuro da costruire. Noi non siamo la cooperativa dei reduci e dei nostalgici. Siamo un paese che può offrire ai figli e ai nostri nipoti l'occasione concreta di dimostrare che l'Italia è e sarà leader. Per farlo bisogna rischiare. E allora da questo punto di vista vi posso garantire che il piano che Mazzoncini sta per presentarvi è un piano molto bello, perché è un piano che sa rischiare.
È un piano che sa guardare al futuro ed è un piano che naturalmente potrà avere degli errori, potrà essere valutato, dovrà essere valutato, dovrà essere corretto, ma è un piano che partendo dalla centralità, che non sono nemmeno le frecce rosse, 50 milioni di persone contro i pendolari, quanti sono? 600? 600, vedi che me l'ho preparato, 600 milioni di persone pendolari, quindi è un piano che tiene insieme l'altissima eccellenza, non c'è servizio migliore di freccia rossa a livello internazionale. Provate lo Shinkansen e poi ditemi se è meglio. Non è meglio, io sono andato apposta, preso in Giappone per vedere com'era, è un bel servizio per carità, ma non è a quel livello. Però poi dobbiamo dare un'attenzione maggiore ai pendolari, a quelli che fanno tutti i giorni una tratta e hanno bisogno di avere nuovi treni, nuovi bus, ed è una delle priorità sulle quali avrete modo di verificarlo. Se faremo tutto questo, dimostreremo che l'Italia non è soltanto reducismo, l'Italia è sguardo profondo verso il futuro e ferrovie può essere uno dei player più importanti a livello internazionale. Il cammino che è stato fatto è un cammino positivo. Se siamo qui oggi, vuol dire che Ferrovie c'è. Altre realtà non hanno fatto la stessa cosa. Quando Mauro Moretti ha preso in mano Ferrovie 15 anni fa, 10 anni fa, la tua età ce l'hai, quando Mauro Moretti ha preso in mano Ferrovie, c'erano due realtà che si consideravano un po' a rischio, Ferrovia e Alitalia. Abbiamo visto quello che è successo a Ferrovia, abbiamo visto quello che è successo all'Italia. Se c'è un progetto, l'azienda aiuta il paese a crescere. Se il progetto non funziona, l'azienda salta e crea problemi. Mi auguro e vi auguro che questo progetto decennale possa vedere un grande investimento sul futuro del paese. Noi, come governo, con il ministro Delrio, con il sottoscritto, con tutti noi, faremo di tutto perché Ferrovie sia non soltanto una grande azienda italiana nel mondo, ma sia anche un motivo di orgoglio per i nostri connazionali. Renato, a te la parola, visto che devo fare lo speaker. Signore e signori, Renato Mazzoncini. Grazie.